Salve, sono Caterina e oggi parliamo dell'inserimento al nido nei nostri piccoli, momento che non è mai facile, soprattutto perché è abbastanza straziante lasciare i nostri piccoli sulla soglia della porta del nido, mentre piangono e gridano mamma, mamma, mamma. Però, insomma, è una cosa che dobbiamo fare. Abbiamo chiesto qualche consiglio ad un'esperta, titolare di un asilo di Milano, ma prima di sapere cosa ci ha detto, vi ricordo che se siete in periodo di svezzamento o avete qualche amica con i bimbi piccoli, potete ricevere in omaggio una fornitura di prodotti Baby Kiss, scrivendo semplicemente gli argomenti nei commenti qua sotto che volete affrontare per le prossime volte. Se avete qualche dubbio, noi chiederemo a degli esperti di aiutarci a risolvere le vostre domande. L'esperta che abbiamo contattato oggi per questo problema, appunto dell'inserimento del nido, è Malak Ahmed, titolare e pedagogista dell'asilo nido di Milano Papavero e Papere, e lei ci ha dato qualche dritta per appunto non essere angosciate i primi giorni di scuola dei nostri figli. La prima cosa che ci ha detto che è questa, che i nostri bambini hanno bisogno di nuove sfide, altrimenti si annoiano. Quindi cerchiamo di trasmettere loro sicurezza. In realtà non basta usare la solita frasetta: ma che bello amore, domani inizia la scuola, domani inizia l'asilo, sei contento? Perché in realtà se non lo sentiamo noi veramente, loro lo percepiscono che è una frase pro forma e non dettata dai nostri veri sentimenti. Per cui cerchiamo di convincerci davvero che l'inserimento al nido è un bellissimo momento, una nuova occasione per far crescere i nostri figli. Cerchiamo quindi di essere sempre ottimiste e propositive nei loro confronti e quando li lasciamo appunto sulla soglia della porta dell'asilo, facciamoci vedere sempre sorridenti e salutiamoli con un bacio senza prolungare troppo il saluto. Ciao mamme, vi aspetto alla prossima con i consigli dei nostri esperti.